Buongiorno a tutti. Oggi vi propongo un ripasso sui nomi. I nomi sono le parole che indicano persone, animali o cose. Per esempio, meccanico, dottoressa, farfalla, leone, lampada, macchina. Sono alcuni esempi di nomi. Adesso proviamo ad andare un po' più nel dettaglio. I nomi possono essere comuni o propri. I nomi comuni indicano persone, animali o cose in modo generico. I nomi propri indicano persone, animali o cose in modo preciso. Io qui vi ho messo l'esempio di questo personaggio dei cartoni animati. Il nome comune è canarino. Se io dico canarino, sto parlando di un canarino qualsiasi, in modo appunto generico. Se dico Titti, sto parlando di un personaggio, di un canarino preciso, in particolare di questo qui che vedete nel disegno. Quindi, ripeto, canarino è un esempio di nome comune, Titti è l'esempio di un nome proprio. I nomi possono essere di genere maschile o femminile. Maschile se indicano un maschio, femminile se indicano una femmina. Quindi, esempio, bambino, maschile, bambina, femminile, leone, maschile, leonessa, femminile. E se parliamo di cose, come facciamo a capire se è un nome maschile o femminile? Vi do un trucchetto. In generale, ci aiutano tantissimo a capire se un nome è femminile o maschile gli articoli. Quindi possiamo provare a mettere davanti al nome l'articolo e capiremo più facilmente se è un nome maschile o femminile. Per esempio, lampada, la lampada. Quindi la è un articolo determinativo femminile, lampada sarà sicuramente un nome femminile. Questo può essere un piccolo trucchetto che ci può aiutare e rendere l'analisi grammaticale un po' più facile. I nomi possono essere di numero singolare o plurale. Singolare se indicano una sola persona, un solo animale o una sola cosa. Plurale se indicano tante persone, tanti animali o tante cose. Per esempio, come vedete nei disegni, persona, una sola, singolare, persone, sono qui 5 bimbi, tanti, plurale. Gatto, uno, singolare, ci sono 3 gatti, quindi gatti, plurale. I nomi possono essere anche concreti o astratti. Concreti se indicano persone, animali o cose che possiamo conoscere attraverso i nostri 5 sensi, quindi la vista, il tatto, l'udito, il gusto e l'olfatto. Astratti se indicano sensazioni che non possiamo conoscere attraverso i nostri 5 sensi. Per esempio, tavolo. Il tavolo io lo posso toccare, quindi è un nome concreto. Amore, l'amore è un sentimento, non lo posso vedere, non lo posso toccare, non lo posso annusare, quindi è un nome astratto. Come si fa quindi l'analisi grammaticale di un nome? C'è un ordine da seguire. Quindi, innanzitutto, scriviamo che è un nome quando lo riconosciamo. Poi specifichiamo se è un nome comune o proprio. Inseriremo dopo se è un nome di persona, di animale o di cosa, se è maschile o femminile, se è singolare o plurale, se è concreto o astratto. Nella prossima slide vedremo l'esempio. Vediamo qualche esempio di analisi grammaticale. Giovanna, nome proprio di persona, femminile, singolare, concreto. Ippopotami. Nome comune di animale, maschile, plurale, concreto. Amore, nome comune di cosa, maschile, singolare, astratto. Va bene, bambini, spero che il ripasso vi sia piaciuto. Buona esercitazione, buon allenamento.
Ciao a tutti!